Buongiorno a tutti, oggi vedremo come è possibile studiare i terremoti utilizzando le fibre ottiche. Partiamo dall'inizio, che cos'è una fibra ottica? Sostanzialmente si tratta di un filo di vetro molto sottile, poco più spesso di un capello, che può essere filato e reso lungo anche centinaia di chilometri. Questa bobina è molto piccola ma contiene già un chilometro di fibra arrotolata. Le fibre ottiche hanno un'interessantissima proprietà, che è quella di raccogliere segnali di luce e permettergli di trasmetterli a grande distanza, appunto anche centinaia di chilometri, facendogli fare anche curve e percorsi piuttosto complessi. Come sapete, i raggi di luce normalmente non si possono propagare attraverso delle curve, si possono propagare soltanto in linea retta. Con le fibre ottiche invece è possibile far curvare la luce. Come? Beh, supponiamo che questo sia un pezzo di fibra ottica ingrandito di 10.000 volte. Adesso vi farò vedere come si propaga la luce al suo interno. Oscuriamo un attimo la stanza e lo possiamo vedere. Nelle fibre ottiche sfruttiamo la differenza di materiale tra il vetro di cui è costituita la fibra e l'aria, l'ambiente circostante, per far sì che il raggio resti intrappolato. Un raggio di luce laser verde si riflette continuamente sulle pareti della fibra e riesce quindi a percorrerla in tutta la sua lunghezza, anche seguendola all'interno delle curve. Ora che abbiamo visto, possiamo tornare a un'illuminazione normale. Fin dalla loro invenzione, negli anni 60, è apparso subito chiaro che questa proprietà di guidare la luce poteva essere utilissima per trasmettere delle informazioni. Ma com'è possibile trasmettere informazioni utilizzando impulsi di luce nelle fibre ottiche? Sostanzialmente l'informazione è fatta di parole e di numeri, o meglio diciamo di lettere e di numeri, più in generale di simboli. Ad ogni lettera e ad ogni numero, ad ogni simbolo, possiamo associare una sequenza di impulsi di luce, alternando istanti in cui la radiazione laser è accesa o spenta. Per ogni simbolo questa sequenza è unica, per cui quando noi apriamo una pagina di Wikipedia o scarichiamo un video musicale, tutti i simboli contenuti all'interno della pagina vengono codificati con la loro sequenza e trasmessi uno dopo l'altro, fino a trasferire l'intero contenuto della pagina. Può sembrare un processo lungo, in effetti lo è, ma tenete presente che ogni singolo impulso luminoso può essere fatto durare un miliardesimo di secondo, un nanosecondo. In questo modo è possibile impacchettare sequenze di simboli, anche molto lunghe, in pochissimo tempo. Ed è questo il motivo per cui sostanzialmente quando apriamo una pagina web abbiamo il suo contenuto disponibile in frazioni di secondo. Quanto impiega un segnale di luce ad attraversare una fibra ottica? Sostanzialmente dipende da quanto è lunga la fibra. La radiazione luminosa si trasmette letteralmente alla velocità della luce, che nelle fibre ottiche è di 200.000 km al secondo. Quindi un segnale di luce impiegherà un millisecondo, un millesimo di secondo, per percorrere una fibra di 200 km. Nel caso di una fibra più corta, diciamo 50 km, occorreranno soltanto 250 milionesimi di secondo, 250 microsecondi. Bene, cosa c'entra tutto ciò con i terremoti? La sismologia, lo studio dei terremoti moderno, si fa con degli strumenti abbastanza sofisticati, i sismometri, che sono in grado di rivelare i movimenti di una massa campione sul suolo, misurandone le variazioni di velocità o di accelerazione. Se nel vostro smartphone avete la app accelerometro, sostanzialmente si tratta dello stesso strumento. Le tecniche che abbiamo a disposizione oggi per analizzare i dati raccolti con questi sensori sono molto raffinati, ma c'è un problema. Se guardate la mappa, vedrete che i puntini rossi rappresentano i sismometri. La maggior parte di essi, come vedete, è concentrata sulle terre emerse. Non fatevi ingannare dai puntini che vedete apparentemente in mezzo all'oceano, perché in realtà si trovano su piccolissimi isolotti in mezzo all'acqua. Come vedete non ci sono sismometri nei mari e negli oceani, o comunque ce ne sono pochissimi, e questo è un problema
perché la maggior parte dei fenomeni interessanti da studiare per un sismologo, come ad esempio attività vulcaniche o movimenti della crosta terrestre, si trovano di fatto sui fondali oceanici, dove però non abbiamo sensori. Se c'è una cosa che però non manca negli oceani sono proprio le fibre ottiche. Ci sono già milioni di cavi di fibra ottica stesa sui fondali che viene utilizzata quotidianamente per le telecomunicazioni. La nostra proposta è stata appunto quella di utilizzare queste fibre ottiche per studiare anche i terremoti. Come può essere fatta questa cosa? Un terremoto, un'onda sismica, non è altro che una perturbazione del terreno che lo fa muovere, lo fa allungare, dilatare e contrarre, in maniera simile a quanto fa la superficie di un lago quando lanciate un sasso. Le fibre ottiche per lo più sono interrate nel terreno. Forse vi è capitato di vedere dei tecnici stendere cavi di fibra ottica durante gli scavi per una strada o durante i lavori di manutenzione delle tubature di acqua o gas. Sui fondali marini e oceanici sono o interrate a bassa profondità, un metro sotto la sabbia, oppure semplicemente poggiate sul fondale. Se arriva un terremoto, il terreno si muove e quindi la fibra stesa sul terreno ne segue i movimenti, allungandosi o contraendosi. A questo punto, cosa succede agli impulsi di luce che viaggiano al suo interno? Quando la fibra si allunga, un impulso di luce impiegherà un tempo leggermente maggiore del normale per attraversare la fibra. Quando la fibra si contrae, il tempo impiegato dall'impulso sarà leggermente minore del normale. Stiamo parlando di variazioni del tempo di viaggio dell'ordine del milionesimo di miliardesimo di secondo, ovvero alla 15ª cifra decimale. Ciononostante, con tecniche metrologiche di misura del tempo, noi siamo in grado di misurare anche variazioni così piccole. In questo modo è possibile per noi vedere se c'è stato un allungamento nella fibra e da questo capire se è avvenuto un terremoto nelle vicinanze. Forse vi siete già fatti una domanda però. Le fibre ottiche sono molto lunghe, per i cavi oceanici si parla di migliaia di chilometri, 6.000-7.000 chilometri. Come facciamo a capire dove esattamente è avvenuto il terremoto? Beh, supponiamo che questa sia la mia fibra ottica. A questa estremità io osservo gli impulsi trasmessi dall'altro capo arrivare fino a me. In presenza di un terremoto, la fibra verrà allungata in questa posizione. E quindi io registrerò un allungamento, ma per registrarlo avrò bisogno che gli impulsi viaggino dal punto di allungamento fino a dove sono io. E quindi lo vedrò con un certo ritardo. Se un mio collega fa la stessa cosa dall'altro lato, lui dovrà aspettare un tempo maggiore per registrare l'allungamento, perché questa informazione dovrà propagarsi dal punto di contatto fino alla sua posizione. Per cui facendo questa misura ai capi opposti della fibra e poi confrontando i risultati ottenuti da entrambi è possibile risalire alla direzione del terremoto. Ripetendo questo stesso gioco su un'altra fibra posta nelle vicinanze possiamo anche localizzarlo con più precisione. Questo è solo un esempio del tipo di informazione che possiamo recuperare utilizzando le fibre ottiche. Ci sono anche altre informazioni che possiamo trarre. Bisogna anche dire che questa tecnica è ancora abbastanza nuova, abbiamo diverse domande ancora senza risposta e dobbiamo investigare meglio. Per fare questa cosa all'INRIM abbiamo avviato il progetto Meglio anche insieme all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il messaggio però è: ci sono ancora tante cose da capire su come funziona la tecnica, però questa tecnica potrebbe permetterci di avere informazioni da aree del pianeta da cui attualmente non ne abbiamo, perché non abbiamo sensori. E questo alla fine potrebbe anche permetterci di capire qualcosa di più di cosa avviene sotto i nostri oceani. Se vi interessa saperne di più,
A questa pagina potete trovare altre informazioni. Con questo concludo, vi ringrazio e arrivederci.